andando. Stiamo andando per funghi. Porco. Stiamo andando a caccia per funghi. Sono delle case. Dio, sono già stanco. Perché c'è un discreto via vai qua. Sì. Siete pronti al limbo? Fuck. Fanculo. Vado. E qua il bunker poi? Sì. Sì, da quel che ho capito stavano per iniziare i lavori di rifacimento. Tu vuoi un paio di mutande? No, grazie. Però vengono sempre... No, sono già sporche, bisogna lavarle, quello che non è. Dici? Questo è il famoso scalone. Ma che bello. Ah, c'è cosa dei riti satanici. Il tavolo. Hai già la stanza quella? Sì, sì. Spettacolo. Spettacolo. non da non volare giù. Anche qua col drone non sarebbe male farci una dronata qui dentro. Ve la faccio con alle spalle questa scalinata stupenda. Siamo in Villa Pallavicino, siamo insieme a Gianluca e a Pier, ma con Pier ci siamo già visti ieri. Per me ieri, per voi sarà un po' più di ieri. Buongiorno, buongiorno. Godetevi le immagini. Pallavicino, vero? È Villa, sì, Pallavicino. Pallavicino Mossi, ma Pallavicino va benissimo. Non lo so, onestamente. Ho sentito così dire alla buona. Ah, questa qua era la coperta che era prima, era là dentro. Ma ascoltami un attimo, ci vuol dire che hai avuto qualcun altro? Ma che ti volevo dire? C'è la stanza azzurra qua, dicono, che dove è stata suicidata. È morta, l'ultimo piano. È morta, com'è che è morta? L'ha ammazzata la madre. Dicono, è una leggenda. Sì, è una leggenda, poi vai a capire. C'è una stanza blu dove sembra che la madre abbia ucciso la figlia. Questo qua era soffitto qua, scusa. Infatti si vede una sega, ma andiamo su? Sì. Ma ora immergiamoci in questa fantastica scalinata.
Minchia, senza terrazzo qua. Dici che ci stanno venendo a prendere? Sì, sì, prende per il culo però. Guardiamo tutta la struttura, poi andiamo a vedere il balconcino, il panorama. Cos'è? Che bello! Che forma è? Porca troia! Non se l'aspettavo! Ma pensate, il soffitto, il cazzone del soffitto! Oh, quando dicono che è stato fatto alla cazzo, ci sarà un motivo. Ecco, praticamente si sono fregati tutti davanzali, muretti, ringhiere, non c'è più niente. Pericolosissimo, ragazzi, se sapete dove è il posto fate attenzione perché a volare giù ci si mette un attimo. Che bello sto pavimento quando ero ancora sano, però. Deve essere stupendo. Pensavo che fosse peggio. Come messa peggio? No, pensavo che ci fosse... Ce ne sono di cose da vedere, però. Sì. Avevo la precedenza. Se ne faccia una ragione, caro. Queste sono le scale eravamo prima. Abbiamo visto prima da sotto. Pericolosissime. Avete visto la vernice mimetica sulle facciate? Fabri, mi hanno trovato la stanza blu, eh? Eh? La stanza blu è qua. Arrivo, quando andate via poi arrivo. Dovrebbe essere la stanza in cui la madre uccise la bambina. Poi bisogna capire se è una leggenda o... Qua si va in soffitta. Che poi non era una soffitta, era... un piano mansardato per la servitù. Ci siamo persi Fabrizio. Fabri! Anche questo video sarà un devasto. Allora, questo adesso ce la giriamo tutta. Poi quando arriviamo qua davanti, quando abbiamo finito tutto praticamente, faccio la dronata. Faccio la dronata da qua, poi lo porto sotto che se riesco lo faccio girare anche un pochettino in quel devo venire da ragione diverso tempo fa, però non sono benvenuto, vi devo dire ragazzi che mi piace tantissimo, anche se non è abbastanza vuoto, ma la struttura, tutti questi particolari sono notevoli. Come? Oh, hai rotto il cazzo. Un altro figo, ma è la villa dei cazzi questa. Sta cazzo di villa. Io, i cazzi. Adesso saliamo su questa scala, vediamo l'ultimo piano. Sembra abbastanza sicura come scala. Andiamo.
dottore. Come andà? La schietta per terra fa proprio schifo, ragazzi. Ditemi quello che volete. Che bello sto murales. Ah, qua c'è la terrazza. E qua o sotto? No, no, è qua, qua. Ah, questa, ah, questa qua sì. Che bella che è comunque. Proprio bella, mica, proprio mi piace da morire sto posto. Ciao Gian! Vai indietro, vai indietro, vai indietro! Vai, vai, vai! Vai, più indietro, più indietro! Oh, dovevo farlo! Abbiamo le ultime porte superstiti della villa. Ah, adesso lo prendo. Minchia, vieni giù dalla scala, eh? Fallo venire giù dalla scala. No, adesso la riprendo la scala, poi vediamo. Dovrebbe. Non posso neanche alzarlo più di tanto, eh? No? Perché c'è una corda, c'è una come cazzo di una catena. Ah. Poi lo vedo qua sotto. Ma dove sei tu? Sotto la scala. Andiamo a vedere l'interrato, tanto so già che è murato, quindi purtroppo. Questo probabilmente si collegava al tunnel che andremo a vedere dopo. C'è il drone di Fabrizio! Guardate com'è concentrato. Andiamo a vedere sto tunnel. Ah, Fabri, l'abbiamo già trovato. Altro che gli altri due, quelli famosi. Andiamo? Let's go? All right. Ragazzi, questa villa aveva anche un bunker nazista. Noi proviamo a percorrere un pezzo. Siamo io, la mia ombra, e poi c'è qualcuno che ride là dietro. Chissà se ci sono anche qua gli invisible. Sarebbero cazzi. Noi proseguiamo. Ma comunque costruiva meglio loro di come si costruisce adesso. Guarda sto tunnel, cazzo. Perfetto. Sempre detto. Sempre sotto la roccia, guarda che fantastico. Come vedete qua c'è... Adesso ci tuffiamo, proprio ci facciamo un salto. Ah, c'era una corda un tempo, l'hanno tolta. No, ovviamente stiamo scherzando. Io mi fermo qua. Voi? Anche penso. Ma... Non lo so. Io vi riprendo, guardate.
Vediamo se sono coraggiosi. La mia amica mi diceva che dovrebbe portarsi una corda per calarsi. Io qua non me la sento. Ma il problema è un altro, che questo tunnel dall'altra parte c'è un'altra apertura. Io ho visto un video in cui ci arrivano, cazzo. No, io non ci vado sotto. Anche se non è... No, c'è un'apertura nel parco. Di là. Ragazzi, abbiamo trovato il tunnel dall'altra parte. Sì, è qua, ragazzi, è qua. Cazzo, che figata. Ma magari quella non è un'apertura. Lui pensa che sia un'apertura perché non l'hanno mai visto. Ma secondo me è dozzi centrato. No. Minchia. Eh? Bello da Dio. Serve più luce, ragazzi. No, è assurdo. Allora, ragazzi, usciti da quel tunnel di là, dove non ci siamo ovviamente calati. Assurdo. Prima, abbiamo però trovato l'apertura dall'altra parte, adesso proveremo a vedere dove si può arrivare. Questo è assurdo vero, ragazzi. Questo è assurdo davvero. Adesso andiamo a vedere. Qua intanto c'è un lampadario, bottiglia, bottiglietta, qua qualcuno è venuto a farsi la grigliata. Ma non è che qua ci vive qualcuno? No. Adesso siamo, ragazzi, sotto... riusciamo ad andare tutti e tre insieme, così facciamo più luce in tre. Sì. Perché sennò abbiamo mezza luce io, mezza luce lui, mezza luce tu. Ma siamo sotto la villa, eh? Dici che siamo sotto la villa qua? Sì. Qua c'è una cuccia di un cane. Qua c'è, qua si raccorda di sopra. Ah, qua dove si calano? Sì. No. Sì. Ma dov'è il buco? Lì. Ma dici che c'è... Ah, da lì, che stupido. Guardavo in alto. Mi autodenuncio. Eccolo qua. Qua in poche parole, noi eravamo... Ma vai tu che poi vado io. No, tanto non vado fino là. Noi eravamo lassù, adesso sarà tutto buio, non vedete niente. Però la gente si potrebbe calare di qua, noi abbiamo trovato l'apertura secondaria. Eccola, si vede da dove eravamo prima. Sì, io guardavo qua sopra come un pirla. Qua probabilmente un tempo c'era una scala qualcosa che poi hanno cavato. No, ma è assurdo. Niente di umidità qua. Voglio vedere quando piove, che ancora non piove da mesi. Ma, oddio. Ieri la pioggia l'abbiamo trovata. Sì. No, dentro la casotta. Sì, lì pioveva sicuro. Qualcuno tra l'altro lo usa come discarica sto posto. Perché ste porte rei non c'entrano nulla con sto posto qua. Bene. Bene, ma non benissimo, direi. No? Mancava la figa. Non metterlo, questo. Porco Giuda. È comodo l'accesso a sto tunnel del cazzo. Sì. Oh, se non c'ero io... Bravo. Dopo centinaia di cose che ti faccio vedere io che ti perdi, eh? Allora. Ragazzi, anche questa esplorazione è finita. Purtroppo. Spero che vi sia piaciuta. A noi è piaciuta da morire tantissimo, anche se non c'è tantissimo da vedere come mobilio, queste cose qua, come affreschi, però la struttura è fantastica. Questa scalinata, qui apriamo e qui chiudiamo il video. La villa è spaventosa, proprio bella, un luogo che vedi da per 360 gradi di vista. E poi la struttura è sana. La struttura è sana, la stanza con la roccia come pavimento, lì ci sarebbe bene una bella vetrata, è una figata senza senso. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, commentate, fate sempre quello che volete, vi voglio bene, alla prossima. Ciao! Ciao!